tutti, eccoci qua. Sono uscita, anzi siamo usciti perché oggi andiamo tutti perché devo fare alcune commissioni e volevo passare alla Lidl visto che c'è da Volantino i prodotti di Halloween. Quindi oggi video svuota la spesa Lidl, prodotti di Halloween. Non vedo l'ora di andare perché quest'anno ci sono veramente tantissimi tantissimi prodotti. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi e se vi piace questo video lasciatemi un like come sempre. Io vi mando un bacio, ci vediamo tra un po' alla Lidl. Noi siamo arrivati, eccoci qui, sono con Raffaele e Christian. Vi faccio vedere qualcosa tra gli scaffali e poi ci vediamo a casa. Oggi abbiamo preso veramente tantissima roba, soprattutto prodotti di Halloween, anche perché ci siamo andati apposta. Raffaele si è divertito da morire e alla fine anche Christian prendeva, faceva comunque. Allora, noi in questa spesa abbiamo speso 73,12 euro, ma è un bella lista lunga. Quindi, come sempre, iniziamo con le cose congelate e del banco frigo. Parte del banco frigo, niente, più congelati e nulla. Comunque, vi faccio vedere e poi, una volta fatto lo svuota spesa dei congelati, vado a metterli in congelatore nel frigo, così per evitare che faccio casino. E nulla, iniziamo subito. Allora, come prima cosa, allora ho preso queste crocchette alla zucca, sono da friggere o in forno, queste qui, troppo belle, era tutto arancione dentro la Lidl, era stupendo, veramente qualcosa. L'unica cosa che non abbiamo trovato sono le zucche, quelle lì da decorare, infatti ci dobbiamo tornare perché comunque noi tutti gli anni le zucche le mettiamo anche fuori al balcone, le facciamo anche perché come potete vedere ho un po' addobbato casa, quindi a Raffaele piace questa festa e quindi lo facciamo contento. Quindi come primo prodotto le crocchette di zucca che le ho pagate 2,49 euro, queste qui. Poi abbiamo preso, di pizze ce n'erano veramente tantissime, solo che noi non è che mangiamo tanto le pizze surgelate, quindi ho preso oddio, manca una, vabbè, questa qui è la pizza Monster Pizza, 330 grammi, non so, la farcitura dovrebbe essere würstel, pizza farcita, salsa di pomodoro, formaggio, würstel affumicati e basta. Quindi da infornare ed è subito pronta. Quindi abbiamo preso questa.
Poi ho preso le crocchette di pollo, queste qui a forma di fantasmini, non so, pipistrelli, zucca, sì. Ed erano veramente carini, anche perché Raffaele me li mangia, quindi li ho presi. Poi ho preso le patatine sempre a forma di fantasmino, di zucchetta e niente, di fantasmino e zucchetta, sì. Eccole qui, queste sono 450 grammi. Ho trovato anche la pizza Halloween, questa qui che vi avevo fatto vedere con wurstel e formaggio. Veniva 1,49 euro. Poi ho preso le pizzettine farcite, sempre tema Halloween. Queste qui piccoline, infatti credo di la sera di Halloween di fare queste qui, la pizza e il fritto, quindi penso di usare quasi tutto per la sera di Halloween, così so già quello che farò. Allora, queste invece, le pizzette farcite, 2,69 euro le abbiamo pagate e ne sono praticamente 360 grammi, non so quante pizzette dentro siano. Comunque, questo è i congelati, vado a metterli un attimo nel freezer e torno subito. Eccomi qui, nel frattempo ho messo tutto nel congelatore e vi faccio vedere le altre cosine che abbiamo comprato. Allora, non so se riesco a trovare tutto perché veramente la lista è lunga e quando la spesa è tanta è difficile ritrovare sullo scontrino i pezzi. Allora, ho preso questi Sherry Box, che praticamente è una box a forma di baretta, qui col fantasmino, con Dracula. E dentro ci sono tutte caramelle assortite, come potete vedere qui di fianco. E, abbiamo preso questo per Raffaele, veramente le ha scelte lui, come avete visto, faceva come si pare, prendeva, faceva, vabbè, l'importante è che è felice lui. Allora, questi qui li abbiamo pagati, se li riesco a trovare, eccoli qua subito, 1,79 euro. Quindi come i prezzi non erano altissimi, quindi abbiamo preso un po' di tutto. Poi li ho preso, che gli piacciono tanto, gli ho preso queste patatine snack a forma di ragnatela e di pipistrelli. Questi sono al gusto di cipolla, ma a lui gli piace veramente tantissimo. E quindi se ne è presi due pacchi. E li abbiamo pagati 99 centesimi queste qui, quindi due pacchi, ogni pacco 99 centesimi, solo che uno già l'ho aperto e se lo sta mangiando di là. Poi abbiamo preso anche queste altre patatine, sempre tema Halloween. Queste non le avevamo mai prese, sono patatine semplici, penso a forma di pipistrello con il sale. E abbiamo pagati pure 99 centesimi. Poi abbiamo preso i Mellow Cakes, questi qui, che sono ricoperti di cioccolato e dentro sono spugnosi tipo marshmallow. Questi qui, aspetta se li trovo. Allora, marshmallow, no, questi non riesco a ritrovarli. Comunque erano su 1,60 euro, 1,50 euro, una cosa del genere. Comunque non andava al di sopra. Poi gli abbiamo preso questa zucchetta di plastica con dentro tutte caramelle assortite, non so se si
non si apre, quindi sicuramente c'è il sigillo, quindi niente, non ve lo posso far vedere dentro perché non li ho aperti ancora. È simpaticissima, questa l'abbiamo pagata 2,99 euro, questa me la ricordo a memoria. Poi abbiamo preso i Kinder Cioccolato Happy. Se sentite Raffaele, non fate caso, ma sta giocando fuori con la nonna. E sono Kinder Cioccolato Happy, dicevo, a forma di zucchette. Queste erano 1,25 euro e le ho presi. Poi, sempre tre Halloween, i Mellow, questi qui. Non so se riuscite a vederli, sparisco io, può darsi che metti a fuoco di più. Questi qui a forma sempre di fantasmino, non so cos'altro. Poi abbiamo preso che non erano nelle cose Halloween, i marshmallow. Questo il pacco grande che a Raffaele piace tantissimo, parliamo di tutte schifezze. Poi Christian ha trovato queste, se sentite suonare è la pastiglia. La zucca grigliata, non l'abbiamo mai provata, sempre dei prodotti Halloween, questa qui l'ha pagata mi sa 1 euro e qualcosa, se riesco a trovare zucca, l'avevo vista prima veramente, eccola qua, 1,79 euro il vasetto. E la proveremo pure, se penso, la sera di Halloween. Poi i biscuits, questi qui, Milk Chocolate, questi qui a forma di fantasmino, di zucca, come potete vedere sono simpaticissimi. Poi abbiamo preso gli ovetti, sempre di Halloween, gli ovetti a cioccolato, questi dolcetti, erano sempre sull'1,29 euro, una cosa del genere, comunque erano veramente prezzi buoni. Poi abbiamo preso, vabbè, la Nutella che si era finita, però l'ho presa lì anche se non era in offerta a prezzo pieno, ho preferito prenderla lì perché non uscivamo più poi a fare spesa, perché comunque abbiamo preso veramente tantissime cose. Poi abbiamo preso i bicchieri, sempre a tema Halloween, questi sono monocolore arancio. Poi abbiamo preso i piattini, questi qui, che useremo per la sera di Halloween anche questi, e i tovaglioli, questi qui, veramente carinissimi, col pentolone, sono simpaticissimi, e l'ho presi l'anno scorso, non c'erano, e infatti quest'anno, come li ho visti, li abbiamo presi. Il prezzo, se riesco a trovarvelo, comunque mi sa che erano quasi tutti 1,20 euro, 99 centesimi, prezzi comunque bassi. Poi da quest'altra busta abbiamo preso questi cioccolatini a forma di fantasmini, troppo carini, Raffaele li ha voluti e glieli abbiamo presi, non so quando finiremo tutta questa roba, comunque siamo dei gran mangioni, quindi penso che non ci metteremo così tanto tempo. Poi abbiamo preso, vabbè, una lattina di Fanta, questa qui. Poi qui non ce le ho perché le ho lasciate giù, abbiamo preso un pacco di Coca-Cola, quindi l'abbiamo lasciato sotto, non l'abbiamo risaliti sopra. Poi, sempre a tema Halloween, ho preso queste zucchette di vetro, sono di vetro, con la candela all'interno, come potete vedere. Sono carinissime come lanternine da mettere come decorazione, ancora quindi noi andiamo comprando le decorazioni, ma non so se siamo più bambini noi, io, Christian o Raffaele, però ci piace troppo, anche se non è una festa italiana, però tutto ciò che è festa a noi ci piace, quindi l'anno scorso un po' meno, ma già quest'anno abbiamo fatto un po' di più. Ne ho prese due, queste erano 1,29 euro, mi è sembrato un prezzo buonissimo, essendo comunque delle lanternine di vetro.
anche perché la candela ce n'è abbastanza, quindi non credo che si finisca per, quindi secondo me riesco a sfruttarla anche per i prossimi anni o comunque il prossimo anno. Poi sempre di candele, sempre 1,29 euro, ho preso questi bicchierini con i ragnetti, le ragnatele, troppo carina, è una candela, e ne ho presi due. Poi di diovetti ne avevo preso due sacchetti, non uno. Poi ho ritrovato un'altra ciotola di queste qui in plastica, che ne avevo una rosa, poi l'ho presi sulle altre svuota la spesa, lo potete vedere, ho preso azzurra e l'ho ripresa un'altra rosa perché veramente io mi trovo benissimo. Poi sempre a tema Halloween, sempre schifezze, abbiamo preso questi ragnoni, caramelle gommose, ma di roba da mangiare proprio sui congelati non c'era più tanta roba, io non so. La promozione era da oggi e non so come finiscano le cose, perché c'erano i gelati da Volantino, avevo visto i gelati, qualcosa così, non c'erano. Parecchie cosine sul mio Lidl non le ho trovate, quindi è più roba di stuzzicheria, tranne quel po' di congelati che vi ho fatto vedere. Quindi comunque abbiamo preso tanto per fare Halloween. E poi questo pacchettino di occhietti che Raffaele l'anno scorso, finché non glieli abbiamo presi, che poi alla fine non li abbiamo trovati, è successo che mi ha preso la testa, quindi quest'anno gliel'ho presi. E io penso, ah no, poi ho trovato il calendario dell'avvento dei Paw Patrol, che Raffaele lo cercava. Questo qui però è quello con le figurine di cioccolato al latte, quindi sicuramente se riesco vi farò un altro video dove lo apro con Raffaele direttamente, quindi non so, a qualche mamma che possa interessare o qualche bambino, sicuramente uscirà il video del calendario dell'avvento dei Paw Patrol. Spero infatti di comprare anche altri calendari dell'avvento, perché mi piacciono tantissimo e quindi volevo fare anche dei video con voi per lo spacchettamento e comunque li volevo aprire con voi. Ne ho preso uno dell'IKEA, però non l'ho ancora registrato e tutto, quindi comunque ci sarà tempo anche per i video dei calendari dell'avvento. Io ragazzi ho finito qui, ho comprato veramente tantissime cose, nulla, il mio video svuota la spesa a tema Halloween finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate se volete sapere qualcosa oppure mi volete dire qualcosa inerente ai prodotti, non so, qualsiasi cosa, io sono sempre disponibile a rispondervi. E nulla, iscrivetevi al mio canale e per chi non mi segue ancora su Instagram mi potete trovare su Janaka Shining Mom. Nulla, lì vi terrò aggiornate in tempo reale su tutto ciò che comunque faccio, ormai chi mi segue da tempo lo sa. E nulla, cosa dirvi? Come sempre io vi saluto con un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e grazie.